Buongiorno, sono a Deboli, sono arrivato ieri in realtà, però c'era la batteria della videocamera scarica, come sempre, anzi che me la sono ricordata. E niente, ieri sono arrivato che era venerdì, treno perfettamente in orario, strano, e mi ha preso Antonella, la titolare di Cosmobio, a Salerno, ci siamo fatti un po' un giretto, un po' di qua, un po' di là, poi mi ha portato qua in camera. È veramente una, è come stare a casa praticamente, perché è una sorta di bed and breakfast, ancora dico in fase di lavorazione, però mi ci sono immerso lo stesso e mi tremano le mani per oggi, vabbè. E niente, ieri poi siamo andati a cena fuori in un locale bellissimo che si chiama Boate, che è qua a Deboli, ed è veramente un amore. Io mi sono innamorato di questo paesino perché è un presepe, cioè vederlo di mattina e vederlo di sera dà la stessa sensazione. Io magari vi faccio passare qualche foto per farvi vedere di sera com'è, però vi faccio vedere com'è di giorno. Ed è un borgo bellissimo, cioè è stupendo. Aspettate un attimo, vediamo se... Ecco qua, per farvi capire, c'è un panorama bellissimo, penso si veda anche il mare. Qua, vabbè, ci sono dei... credo siano limoni. E l'aria che si respira è veramente incredibile. Guardate che strutture... A me piacciono tantissimo queste strutture invecchiate, diciamo, fatte o proprio vecchie, però rese in maniera carina, diciamo. E niente, se avrò modo vi farò conoscere Antonella per privatamente, diciamo, nel senso che la vedrete sicuramente durante l'incontro, se vuole fare qualche ripresa durante l'incontro, e poi magari ci facciamo una chiacchierata tutti con lei. Adesso vediamo, penso di fare un giro in qualche paese qua vicino stamattina, e oggi pomeriggio faremo l'incontro. Guardi, okay. Non sono titani, tengono questo vizio che le fanno uscire da soli. Ah, addirittura, sanno già la strada. Io già ho cominciato a registrare tranquillamente. Noi ci stiamo dirigendo verso il negozio. Questa è Eboli by Night. Almost. Sono in compagnia di Stefanie, che mi ha ospitato in questi giorni. In quella casa là sopra. In quella casetta lì in alto. No, ci tenevo a farlo vedere perché di sera è veramente uno spettacolo. Lo è anche di giorno, ma cioè è proprio bello. Io sto guardando la videocamera, spero di non calpestare niente di di pericoloso. Di illecito, sì. E niente, Antonella mi ha chiamato, mi ha detto che già una decina di persone ci sono. Speriamo che... Quanto ci stiamo per arrivare? 10 minuti? Sì, 10 minuti. Vabbè, no, è veramente bello. Volgono, lo investono, legandosi alla gelatina. Quindi fondamentalmente questo il capello, l'erbe lo accolgono. Quindi non è che ne alterano la struttura, anzi, le lei in particolare è permanente. Ricordatevi che però porti. E allora, a differenza di quello che andate a fare da parrucchiere, quando vi dicono di venire con gli occhi super sporchi perché la tinta sintetica rende meglio, in realtà non è quello il motivo. In realtà il motivo è che la tinta sintetica, lo so, è aggressiva, è così aggressiva e vi mangia le pute, vi mangia le strade. L'incontro di ieri è andato abbastanza bene, come penso avete potuto vedere dalle immagini.
ha fatto qualche ripresa Antonella, poi la videocamera si è scaricata giustamente e non l'abbiamo potuto più riprendere. E niente, è durato un bel po', siamo stati 3 ore e mezza praticamente. E fra un po' Antonella dovrebbe passare a prendermi perché dobbiamo comprare gli ingredienti necessari affinché io prepari il couscous. E poi più tardi io riparto. Quindi siccome mi farebbe piacere farvi conoscere Antonella, e magari farvi sentire i suoi commenti magari per dell'incontro, vediamo se andando a comprare queste cose riesco a farvi fare una chiusura, diciamo, dell'incontro, così avete modo anche di conoscerla. Quindi ci rivediamo tra poco. Benvenuti sulla Super Ferrari Antonelliana. Allora, le riprese durante l'evento sono state un po' così perché abbiamo pensato a divertirci. Ci siamo divertiti comunque. E volendo fare un resoconto, intanto fino ad ora non avete voi avuto modo di conoscere Antonella, che è la boss di Cosmo Bio, e è la qui presente occhialuta alla guida, Schumacher, chiamata anche Schumacher. Ecco, anzi Schumacher. No, era un po' presa, diciamo, dalla botta prima dell'evento, perché non sapevamo, vabbè, nemmeno io so mai come va comunque, quindi. Però a quella sensazione io ormai ci sono abituato. E niente, volevo sapere un po' com'è, vabbè, la sorellaccia qua cattivissima. E volevo sapere secondo te un po' com'è, cioè come ti è sembrato l'evento, se riesco a incontrarti. Come sì, che sensazione ti ha dato la gente, secondo me? La sensazione è che le persone erano interessatissime. Tutto superlativo. Tutto superlativo, eravamo prese, durato infatti tanto senza che ce ne accorgessimo. E tutto interessante, tutti mi hanno detto che il tempo è durato, che è stato interessante, che poi non si sa se sono state incoraggiate o meno ad utilizzare le linee che non utilizzano ancora. No, ma c'era qualcuno che non lo utilizza un bel po', direi. Più della metà erano. Qualcuno mi sa che l'ha comprato per curiosità. Giusto per farsi un'idea magari. Speriamo bene. Io le mie premesse le ho fatte, diciamo. Tu hai spiegato tutto benissimo. Sì, no, ma comunque è stato molto divertente. E poi quando io sono al sud comunque sono molto più tranquillo, molto più aperto, so che ci posso giocare, poi fra dialetti ci capiamo anche abbastanza bene, quindi non è stato difficile. Per il resto, durante questi giorni non vi ho fatto vedere nulla di che, perché mi sono voluto godere tutta la città di Empoli. Ho preferito, diciamo, uscire libero da tutta la strumentazione tecnologica che ogni tanto dovrebbe essere lasciata a casa. Però comunque qualche ripresa ad Empoli l'ho fatta quando andavamo in negozio con Stefanie. Sì, e poi durante la sera, forse, non mi ricordo, ho fatto vedere pure la camera, che era carina, la casetta, un po' di tutto, diciamo. E niente, venite a Empoli. Venite a trovare Antonella. Campano. Sì, no, è molto carina. Comunque siamo andati a Pestum, però lì non ho fatto riprese, ho fatto solo fotografie con Stefanie, che è una persona veramente di cuore. Poi oggi ho preparato il couscous, ci siamo svegliati presto, ieri eravamo stanchissimi, insomma. Sì, ci siamo ubriacati. Mamma, è una mamma incosciente questa ragazza. Sì, comunque no, sono stati dei giorni abbastanza belli, ha fatto anche bel tempo, quindi ci possiamo ritenere fortunati. Va bene, io sto andando in stazione, vado a prendere il treno se ci sarà, chissà. Magari anche in anticipo parte, non lo prendo, però vado a prendere il treno da Salerno. Comunque io ti ringrazio ulteriormente, l'ho fatto all'incontro e io vado, scappo a prendere il treno. Con la manina, saluta te. Ciao.